Il volto nuovo in tutti i sensi è quello di Fabrizio Dominici, nuovo perché arriva in questa città, ovviamente con un ruolo delicato, perché l'assessore al bilancio, come dire, è quello che deve far quadrare i conti della macchina comunale, la bella gatta da pelare, considerato. Beh, intanto non arrivo in questa città, ma torno nella mia città, che è una cosa diversa. E la gatta da pelare lo sapevo ancora prima di cominciare, quindi avendola accettata credo che me ne sono fatto carico di quelli che sono oneri ed onori. E vedremo cosa riusciremo a fare. Credo che abbiamo un collegio di persone che sanno da che punto cominciare e dove arrivare. E io sono qui per questo, insieme con gli altri, per cercare di dare un volto nuovo a questa città. Ecco, in una situazione di dissesto acclarato, accertato, com'è certo. La città di Terni, come ci si muove? Perché è anche difficile poi stabilire cosa può uscire, quanto può uscire, e come ci si coordina con chi, con i due subcommissari che devono gestire, diciamo. Beh, non ci si coordina, la legge regolamenta come sono e quali sono le modalità di ciascuno. Diciamo così, che i commissari devono gestire quello che è accaduto, noi dovremo gestire quello che accadrà, per dirlo in due parole. E speriamo che il dissesto, che come sappiamo è stato conclamato, riguarda il passato. Noi ci auguriamo tutti, ma soprattutto noi ternani, ci auguriamo che questa città possa tornare a rivivere almeno la speranza di poter migliorare, almeno questo. Grazie.